Yes, interesting. I mean, it was the first time a woman had led a TV series in that way. There had been a couple of American TV series before then, but really it was the first time a serious, hard-hitting police drama had been led by a woman, and it really opened up the floodgates when it was successful. Now, you know, there are so many police dramas led by women, but at that time there were none. It didn't exist. So it was revolutionary at the time. And then I went on to do it over quite a long period of time. I did lots of other things in between, but it was something that regularly came back into my life. It was a wonderful opportunity, and also it was a time that I learned about film acting, because film and television, you're working with a camera, it's the same thing, you know. And it was advantageous for me in many ways, for my career, obviously, but in really learning about film. I would say that was my biggest lesson in learning about film. And funny enough, it's not just learning how to behave in front of the camera, but it's also learning how to behave off the camera. And I think that was where I learned before a film set was very intimidating to me. I never knew who all these people are, what do they do, you know, who's important, I had no idea who was who or what was what, and I found it terrifying. I found film sets terrifying. And Prime Suspect, I learned how important the guy who pushes the dolly is, how very important that person is, and when you have a good relationship with him, usually it's a him, as an actor, you can become a team of understanding how fast, how slow to move, what he needs. Likewise, the focus puller. The focus puller is probably the most important person on the set, more than the director or the actor. I've always said to the focus puller, you know you're the most important person on the set. You can't make any mistakes. You can't make any mistakes, and if you make a mistake, the shot is, it doesn't matter how brilliant I am or Paolo is, the shot is over. It's useless. I'll just wait for a moment to let the focus puller is... Sì, effettivamente la serie è stata una serie Prime Suspects rivoluzionaria perché era la prima volta che la protagonista di una serie TV era effettivamente un personaggio femminile. C'era stato qualche altro tentativo in precedenza in America, ma era sempre in team. Per la prima volta c'era appunto una protagonista assoluta. Ed è la prima serie che potremmo definire una serie poliziesca guidata da una donna e che poi ha scoperchiato un vaso di Pandora, perché adesso ce ne sono tantissime di serie di qualità in cui appunto la protagonista è una protagonista femminile. Tuttavia all'epoca è stata una vera rivoluzione e ci sono poi tornata sempre volentieri, nel senso che la serialità è stata lunga, quindi io per lungo tempo sono stata sul set, poi ci sono state delle interruzioni, ho fatto altro, ma questa cosa è sempre ritornata nella mia vita e io ci sono sempre ritornata molto volentieri. Credo che per me sia stata un'opportunità straordinaria e la cosa più importante è l'apprendimento, quanto ho imparato. Ho imparato a rapportarmi con la macchina da presa, ma ho imparato in generale molto sui film. Quindi si è rivelata, su come si fa un film sostanzialmente, si è rivelata una cosa molto utile per la mia carriera e credo che la lezione più grande che io mi porti sia proprio questa. Ho imparato a comportarmi on camera e off camera, quindi di fronte alla macchina da presa, ma anche fuori dal set. Il set inizialmente mi intimidiva, mi intimoriva,
non sapevo chi fossero tutte quelle persone, chi era chi, chi faceva cosa, e in qualche modo lo trovavo piuttosto terrificante, avevo un po' di paura. Invece poi ho imparato che è molto importante l'operatore che spinge il dolly, che quando lo guardi e instauri con lui un rapporto, si può davvero fare un lavoro di squadra. E poi l'assistente operatore, quello che prima si chiamava fociofista, che credo sia ancora più importante del regista. Quindi ho imparato a rapportarmi con tutte queste figure ed è stata una grande scuola. Thank you.